a tutti ragazzi. In questo video vi voglio parlare dei quattro tipi di narcisisti più comuni. È il tipo di narcisista più antipatico, almeno dal mio punto di vista, perché hanno un atteggiamento, diciamo, sprezzante superiore, ossessione per il successo. Hanno la necessità di dominare e comandare, mancanza di empatia e hanno difficoltà nelle relazioni sociali, cioè sono superficiali in quello. Questo tipo di narcisista è un narcisista che si può facilmente intuire dall'inizio della vostra relazione, se si tratta di una relazione appunto amorosa, ma anche se si tratta tipo di un narcisista che è vostro amico, vostro collega. Semplicemente ve ne accorgete per questo senso di, come si dice, di grandezza, che va ben oltre, diciamo, il fatto che una persona si possa esprimere tanto. E anche per la mancanza di empatia, perché queste persone, i narcisisti in genere, sono persone incapaci di amare. Io ho sentito casi di narcisisti che si sono addirittura sposati, però sempre per interesse, non per amore. Loro sono incapaci di amare, cioè perlomeno amano solo loro stessi. A differenza di quello che ho detto prima, questo tipo di narcisista è un narcisista nascosto, cioè significa che voi non ve ne accorgete tanto facilmente perché un narcisista, a differenza appunto del precedente che si vuole mettere in mostra che tutto è lui, questo tipo di narcisista invece fa il contrario, cioè fa la vittima. Si dimostra spesse volte come persona bisognosa di affetto, perché è una persona che ha sofferto tanto nella vita, quindi voi dovete dargli appunto l'affetto, una persona che vi può anche sfruttare. È una persona molto timida, però è tutta, diciamo, apparenza, perché un narcisista sa sempre i suoi scopi. Poi una persona che comunque in apparenza è empatica, però in realtà dietro quella falsa, diciamo, empatia che c'è si nasconde ben altro. Perché in realtà è tutta una messa in scena. Ecco perché si chiama anche narcisista nascosto. Ci sono anche dei narcisisti che sono psicopatici e vengono definiti maligni. Proprio perché il loro narcisismo è fatto appunto per distruggere voi. Voi, la vostra famiglia, i vostri amici, cioè loro ti devono pugnalare. E tutto ciò che fanno è per distruggervi. E sono anche più pericolosi perché questo tipo di narcisismo è proprio un danno a voi stessi. E sono anche più cattivi. Vi auguro per voi che non vi capiti mai un narcisista così, perché sarà terribile la vostra vita davanti a una persona del genere, ve lo dico. Questo tipo di narcisista è un grande attore, cioè tutto quello che fa, per esempio, lo fa recitando. Faccio un esempio, mettiamo caso che sono una narcisista. Sono questo tipo di narcisista e praticamente mi innamoro di un ragazzo. Io posso anche, che ne so, se questo ragazzo si fa male, facciamo un'ipotesi, piangere, versare lacrime vere, ma è tutta una finzione. Oppure, per esempio, posso fingermi malata per attirare la sua attenzione, ma tutto quello che faccio sto solo recitando. Anche questa è una forma di narcisismo. Allora, ragazzi,
Il video termina qua, però prima ci tengo a dirvi una cosa. Praticamente c'è stato chi mi ha detto, riferendosi al video precedente che ho diviso in più parti, che appunto sono stata vittima di una relazione tossica, c'è stato chi mi ha detto, mi ha fatto capire attraverso qualche messaggio che in realtà fosse stato l'ultimo ragazzo che ho avuto a farmi passare quelle cose lì. Io quello che posso dire è che le cose tra me e lui non sono andate bene, però non è stato, diciamo, lui a farmi tutto questo, anzi siamo rimasti pure in buoni rapporti, io gli ho detto guarda qualunque cosa, se hai bisogno scrivi, vi pare che io farei una cosa del genere se fosse stato lui a farmi passare quelle cose? No, è stato un ragazzo precedente a lui a fare tutto questo. È una cosa che ho voluto chiarire perché non mi sembra giusto che lui debba passare per quello che non è. Lo so che ho fatto quel video magari in un momento sbagliato perché chiaramente chiunque può arrivare a pensare e dire tu ti sei appena lasciata con questo ragazzo, ma fai questo video e quindi è lui. A parte che io l'avevo specificato che in quella relazione ci sono stata per anni, invece con questo nuovo ragazzo siamo stati insieme solo 5 mesi. Ma poi, se non avevo girato un video del genere, è stato soltanto per rispetto, diciamo, a lui, perché comunque, ovviamente, non volevo che poi lui cominciava a dire ma mo stai con me perché pensi ancora a quello che ti ha fatto l'altro ragazzo e roba varia. Io, chiaramente, lui non ho neanche provato a chiederglielo, in realtà, cosa ne pensasse. È stata una mia iniziativa. Non faccio un video del genere perché adesso sono fidanzato, ho trovato la felicità in un'altra persona e quindi non mi va di fare un video del genere. Ma in cui è finito il rapporto con questo nuovo ragazzo, ho pensato, ho detto, voglio condividere la mia esperienza che magari possa aiutare altre donne, però non è stato lui, l'ultimo ragazzo, a fare una cosa del genere, assolutamente, perché era troppo una brava persona per farmi una cosa simile. Cioè, si vede proprio in faccia che è una brava persona, quindi. Cioè, mi dispiace che si vengano a creare situazioni del genere che io non volevo assolutamente creare, pure perché l'avevo specificato, ci sono stata anni e tutto quanto, però c'è stato chi non l'ha capito. Quindi ho voluto anche, diciamo, aprire questa piccola parentesi in questo nuovo video.